quante emozioni fatte di canzoni. Buonasera, ciao, buongiorno, amici. Buonasera, ciao, benvenuti, ciao, a ritornare. Il benvenuto lo diamo a questa bella ragazza, che è la titolare anch'essa del ristorante Le Cinque Querce, che ci ospita proprio Le Cinque Querce, il ristorante di Livorno, posto bellissimo, grandioso, dove veramente stanno preparando e stiamo preparando proprio delle cose speciali proprio per voi. Una di queste serate, se non sbaglio, è proprio il 7. Il 7 di dicembre, che prepariamo una bella serata di buona musica e buon cibo. Certo. Io ho visto appunto il menù e già mi sembrava il buon cibo c'è. Però cibo mi hanno detto, Elena, che l'orchestra avrà come menù pane e acqua, è pane vero? Acqua, come certo? Ma no, dobbiamo intercedere. Pane e acqua e un po' di vino, dai. Un po' di vino. Allora, andiamo con Pietro Galassi che ci fa ascoltare questo suo successo. Che Innamorarsi si chiama... ballando. Ballando ci si innamora sempre. Così. Comunque, dopo ci vediamo e parliamo di nuovo con Elena. Innamorarsi ballando, sfiorar la pelle, sentire che il cuore sta già impazzendo. Immaginarsi che intorno a noi non ci sia più nessuno, fare l'amore con la tua pelle e sul soffitto la luna e le stelle. Innamorarsi ballando, restare stretti abbracciati e la mente sta già volando. Innamorarsi ballando, fiorar la pelle, sentire che il cuore sta già impazzendo. Ora che ci sei, questa è una canzone, cara Paola, che mi dà veramente, ci ha dato tanta soddisfazione. Cantata anche da molte altre orchestre, sì. Cantata da tantissime orchestre, tra l'altro ha dato lustro anche a diversi festival. Vero. E quindi veramente sono felicissimo di presentarvela, di farvela ascoltare e di farla ascoltare anche a Elena. Grazie. Che è il titolare appunto del ristorante Le Cinque Querce, che ci ospita proprio in questi giorni, e noi siamo felicissimi, un bellissimo posto tra l'altro con tutte queste situazioni che stiamo preparando proprio per voi. Sorpresa. E allora, ora che ci sei? Ora sei qui insieme a me a illuminarmi la giusta via da prendere. Io che da sé
sempre vivo aspettandoti. Sarò sempre al tuo fianco amandoti. Ora che ci sei, abbracciami, nel paradiso tuo regalami tutto ciò che puoi dell'angelo che sei. Sei l'immensità, ecco chi sei. Ora sei qui e so chi sei. Il paradiso forse può anche perderti, ma io da adesso, adesso no, no, non ti perderò. Con te la vita mia percorrerò. Sei, ascoltami, ascoltami, sei tutto per me, sei tutto per me, ecco chi sei, ecco chi sei. Andiamo a intervistare l'artista, l'artista di oggi, ma io direi che oltre che intervistare l'artista di oggi, che intervisteremo dopo, l'artista ce l'abbiamo anche qua. Questa bella signora, questa bella ragazza bionda che è co-titolare appunto di questo bellissimo locale. Allora, l'intervista che io voglio fare, la scelta del menù è stata fatta da te, dal cuoco o da Angelo? Da tutti insieme. Da tutti insieme. Siamo un bel team, giusto? Un bel team, vi siete messi lì e ha detto facciamo questo, facciamo l'altro. Certo. Beh, quindi un giorno magari poi, ma quando saremo magari un po' più a ridosso, leggeremo proprio interamente proprio tutto il menù. Certo, okay? Sveliamo il menù. Sveliamo adesso, la sorpresa. Bene, e adesso andiamo a intervistare l'artista di oggi. Vai! Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Fabio Fabbri con noi. Buonasera, ben ritrovati, grazie, grazie, grazie. Allora, io una domanda che ti ho fatto ieri e te la ripeto anche oggi, perché poi dopo tu ieri mi hai risposto con la voce di Renato Pozzetto. Esatto. Ma invece io volevo invece parlare, diciamo, nelle tue serate. Per esempio, se tu vai in una serata, in una festa, e vieni invitato, tra l'altro noi abbiamo avuto l'occasione l'anno scorso proprio di fare La notte bianca di Ponte d'Ere, esatto, che ha avuto molto un successo molto strepitoso, bello, sì, con tantissima gente, quindi è stata una cosa molto bella. Però durante la tua serata tu riesci, per esempio, puoi partire facendo musica per poi arrivare al tuo spettacolo di cabaret, al tuo spettacolo di imitazione. Esatto. Tra l'altro devo dire che a volte quando fai alcuni personaggi canti meglio dei personaggi stessi. Canti troppo bene. Cerco di spaziare appunto dal cabaret al... all'imitazione e vocale cantata, ma rimanendo in tema, l'altro giorno, ieri, abbiamo visto Renato Pozzetto, rimanendo sempre con lo stesso nome, cambia il cognome. Questo sembra l'occhiale di Roberto Benigni, in realtà poi c'è un accessorio. Ecco, qui già e qui, ci trasformiamo. E qui beh. Siamo... tutti sorcini. Tutti sorcini, grazie. Sono contento di essere venuto qua questa sera
a trovarvi, perché sono veramente felice di stare con voi. E però io devo dirvi che ormai sono tanti anni che canto e anche io ho raggiunto ormai gli Anta. Tesoro mio, per te l'Anta è quella dell'armadio quando ti guardi allo specchio. E comunque per mantenermi in forma, io tutte le mattine mi sono preso la tutina e le scarpette, ecco, e mi vado nel parco a fare futris. Ah, futris. Vado a far come si dice? Footing. Ah, e vado a fare. Insomma, mentre stavo futtendo nel parco, a un certo punto mi è venuta una gran sete e mi sono fermato davanti a un baldracchino. Davanti a un baldracchino? Come baracchino, sarà una baracchina. E mi sono sbagliato, scusami tesoro, grazie. Mi sono fermato e mi sono bevuto, avevo una sete da morire, mi sono bevuto un Gatorade e mi sono sentito già meglio. Quando sono tornato a casa mi sono accorto di una cosa, che ormai non mi si fila più, non mi compra più nessuno dischi. Allora ho detto dentro di me, devo inventare qualcosa di nuovo. Ho fatto l'ultimo CD che è uscito pochi giorni fa, e con una formula nuova, gratta e ascolta. Cioè la copertina è tutta grigia. Voi quando comprate il CD sentite il primo pezzo, grattate la copertina, e chi gratta, se esce fuori un sorcino, sai che sono sorcini, no? Sono i fans miei. Se esce un sorcino vinci 10 euro. Se gratti escono due sorcini... Scusa, quanto devi vincere? 20 euro, esatto. Se gratti escono tre sorcini... 30 euro. Facile, no? Quattro sorcini... 40. Se esce zero... Picco! No! Renato! Abbiamo scherzato, eh? Abbiamo scherzato. Renato, se ci sta guardando. Grazie. I nostri inviati speciali, questi due ragazzi che sono sempre un po' alla ricerca, e chissà perché poi loro intervistano sempre più volentieri le ragazze. Ma come mai prediligono il pubblico femminile? Così, c'hanno non un, come dire, proprio. Sono all'antica. All'antica. Vabbè, Cristiano Chiesi e Mirko Malatesti, inviati speciali. Ciao Luciano, ciao Paola, collegati questa volta da Siena, che è un posto molto interessante come sempre, perché Siena ha molto da offrire da un punto di vista umano, e oggi abbiamo qua, pensate nella varietà di persone che noi conosciamo e incontriamo a giro, un amico che viene, where from? China. China, ma lui è cinese, di un posto particolare però. But where are you exactly from? Shanghai. Shanghai! Ecco, a me quando mi ha detto Shanghai mi sono subito ricordato il giochino che mi comprò la mia mamma una volta quando si era in gita, cioè quegli gli Shanghai, no? Che ti butti sul tavolo per prendere quello senza muovere gli altri. Io ero un asso, fa quello, sì, perché la mano ferma. What's your name? Neil. Neil, da Shanghai, bene. You are visiting Siena? Yeah. Do you like Siena? Yeah, very like it. Very like it. Bene, vedete, Neil, insomma, allora, Neil, have you ever heard of a game whose name is Shanghai? Yeah, Shanghai. Shanghai. Lui, insomma, lo conosce anche lui di Shanghai. Are you good at that? Allora, io so che si fa ora, io e Neil, si va a giocare a Shanghai. Io non so fare. Bene, allora, caro Luciano Carapala, vi saluto da Siena, io e Neil, da Shanghai, andiamo a giocare a Shanghai. Però secondo me lui è più bravo di me, perché lui viene da Shanghai, per cui io sono di Cettardo. Ciao Luciano, ciao Paola! Ciao. E adesso arriva Luca e Panama Group dal Piemonte e ci fanno ascoltare La mia solitudine. Più nessuno mi saluta, nell'immensità infinita questo mondo è senza vita. Solitudine fa male, essere soli al mondo si può anche piangere. Solitudine nell'anima.
poi si perdonò. Solitudine che brucia in cuore, quando credevo a un sogno quasi impossibile. Vivere e ritornare nell'improbabile. Meglio la solitudine poi piangere. Io cammino nella notte, nel cortile di quel tempo. Sotto un cielo così intenso c'è un immenso firmamento. Solo un gatto che mi guarda e mi segue incuriosito. Poi mi viene tra le braccia, forse lui è un vero amico. Solitudine fa male. Solitudine nell'anima. Solitudine in cuore, quando credevo a un sogno quasi impossibile. Vivere e ritornare nell'improbabile. Meglio la solitudine poi piangere. Meglio la solitudine. Ricordi di ritornelli questa settimana dedicata a questo carissimo amico che è Gianni Morandi, grande nome, un grande personaggio, e oltretutto devo dire siamo felicissimi che l'abbiamo incontrato anche la scorsa estate. Abbiamo fatto una serata bellissima insieme. Gianni Morandi che oggi si propone, propongo io. Beh, qualcosa. In realtà appunto avete anche lavorato insieme poi in gioventù. In gioventù, ecco, da, sì. Da, cioè, io avevo canzoni corti, da lui un pochino più lunghi, più ma insomma eravamo... Però è rimasto un eterno ragazzo, sì. Dalla grande voce e dalle grandi mani. Sì, sì. Le mani di Morandi sono famose, allora, in tutto il mondo. Possiamo dirlo che anche la scorsa estate appunto abbiamo fatto una serata insieme e tra l'altro pioveva anche un pochino, no? Che pioveva forte. E lui cosa cantava? E lui con la chitarra in mano è andato avanti un'ora a fare scende la pioggia, ma che fa? Giustamente. Siamo nel 1964 e Gianni Morandi diventa veramente famoso. La sua consacrazione arriva proprio con questa canzone, con In ginocchio da te. Oggi l'ascoltiamo nella versione di Luciano Nelli, ma volevo dire che questa In ginocchio da te ha vinto, pensate, il cantagiro di quell'anno e ha totalizzato più di 1 milione di copie vendute, quando allora insomma 1 milione di copie erano vere, 1 milione di copie. Sì, è rimasta al primo posto della Hit Parade per ben 17 settimane consecutive e poi, in linea con la moda del tempo, allora fu girato anche un film con lo stesso titolo, In ginocchio Musicarelli, perché, Musicarello, che fu anche galeotto per Gianni perché conobbe lì la sua dolce metà. Ascoltiamo oggi In ginocchio da te della versione di Luciano Nelli. Che era già revival, eh? Era, cioè, una versione, tra l'altro, un filmato del 1985. Sì. Era già revival, sì. Pensate. Vabbè. Io t'amo più della mia vita.
Proseguono i ritornelli attuali con chi andiamo, Paola? Lo sento nell'aria, è proprio lui, William Monti con Profumo. Non chiami, non rispondi, dove sei? Ci spero tu lo sai. Rimane il tuo profumo su di me. E sogno sempre la tua bocca. Siamo arrivati alla fine, ma come vedete siamo ben organizzati anche con le nostre decorazioni natalizie. Siamo arrivati alla fine di oggi, ma ci vedremo anche domani. E soprattutto sarà bellissimo essere con voi, proprio con voi a casa, ma anche con voi che venite a trovarci qui, perché il 7 ci sarà una serata, che poi è la serata di inaugurazione di queste straordinarie serate che... tra l'altro sarà un inizio dei nostri festeggiamenti, come dire, che andranno a sfociare con l'ultimo dell'anno. Il grande veglione. Allora Elena, ci troviamo qui nei prossimi giorni. Ci prepari anche il menù, così ce lo dirai. Sicuramente venire in questo posto, dove sicuramente noi l'abbiamo già sperimentato. L'abbiamo già testato la cucina. Si sta bene, è un posto bellissimo, c'è una bella atmosfera e poi guardate che cosa si trova. È un bel vedere, tutto fa. Simpaticissimi, del resto Angelo è straordinario, quindi vabbè, noi ci vediamo domani. A domani, ciao sempre amici. Sempre con i tornelli. Buona ciao. Musica. Ciao Elena, ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.